non doveva stare a passare la sua vita a difendere il suo lavoro. Questo significa che lo Stato non è stato presente e quindi la presenza di noi sindaci questa sera è per testimoniare a Fredi la nostra vicinanza umana, ma soprattutto per richiamare alle forze di governo che noi vogliamo più sicurezza e che deve essere investito maggiormente in questo ambito. Il sindaco di Monte San Savino, Margherita Scarpellini, alla fine della fiaccolata in segno di solidarietà a Fredi Pacini, annuncia di aver chiesto al prefetto di Arezzo di convocare con urgenza il tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Troppo tardi, gridano dal pubblico. Ad ogni modo, adesso l'aspettativa è alta nei confronti di questo governo. I cittadini chiedono risposte e l'approvazione della nuova legge sulla legittima difesa. Legittima difesa! È una vergogna, perché un uomo deve stare a dormire, capito, nel suo capannone 4 anni, va bene, lo Stato che fa? Cosa ha fatto? E spero che a febbraio passi quella legge, passi. I comuni non hanno la delega alla sicurezza. La sicurezza è demandata proprio anche dall'articolo 117 della Costituzione ai prefetti, ai questori e alle forze dell'ordine. Ed è appunto per questo che deve rimanere. Noi siamo qui insieme agli altri colleghi della Val di Chiana proprio a voler lanciare questo messaggio attraverso anche la nostra presenza.